Nato, ora io non voglio sembrarti ignorante, ma tu sei napoletana d'origine e probabilmente dei femminielli hai sempre sentito parlare. Io però sinceramente ho bisogno di capire un po' meglio chi sono. Infatti non è facile dare una definizione dei femminielli, il travestitismo è parte fondamentale della loro identità di frontiera, ma i femminielli non si limitano a truccarsi e a indossare abiti femminili. Sono alle origini del moderno transgenderismo, direbbe qualcuno, la risposta napoletana alle drag queen americane, per qualcun altro. Per la gente di Napoli, da sempre, più semplicemente, sono uomini che sentono e vivono come donne. Questo lo so, infatti storicamente a Napoli hanno trovato la loro nicchia ecologica nei quartieri storici popolari, dove sono socialmente riconosciuti e accettati anche quando a volte, ma non sempre, sono dediti alla prostituzione. E quello che sorprende di più è che per quanto appaiano ambigui, i femminielli non sono mai stati considerati pericolosi o deviati. Nei racconti storici la presenza dei femminielli a Napoli si fa risalire addirittura alla prima metà del 1500, nell'area dell'Imbrecciata, che va da Porta Capuana a Borgo di Sant'Antonio Abate, ed è confermata dall'esistenza di un vicolo, Vico Femminelle, presente ancora fino all'Ottocento e frequentato da quelli che all'epoca erano definiti travestiti. Comunque in ogni epoca i femminielli sono stati parte integrante della comunità e partecipano anzi attivamente alla vita familiare del quartiere, come testimoniano i racconti legati ai riti che officiavano soprattutto la tombola, con un travestitismo sempre pieno di teatralità e ilarità. Nel tempo i cambiamenti nel tessuto sociale della città hanno un po' condizionato la vita e il destino dei femminielli, che ancora oggi sopravvivono, anche se probabilmente con un ruolo diverso da quello che avevano in passato. Vale la pena approfondire ancora questo tema con il massimo esperto sull'argomento. Stiamo parlando del professor Paolo Valerio, docente di psicologia clinica presso la Facoltà di Medicina dell'Università Federico II di Napoli e autore, insieme a Eugenio Zito, del libro Ricerca Corpi sull'Uscio, Identità Possibili, edito da Filema. Buonasera professore, benvenuto ad Oltre le Differenze. Buonasera. Bene, allora, il fenomeno del formarsi di un genere sui generis, che possiamo definire altro, che integra cioè il maschile e il femminile, appartiene a molte culture. Vuole spiegarci perché però a Napoli assume invece caratteristiche proprie con i femminielli? Posso fare delle ipotesi insieme. Il femminile rappresenta una presenza antica a Napoli, dove è sempre vissuto nei quartieri storici della città. I femminili, appunto, uomini che sentono e vivono come donne, costituiscono una realtà che probabilmente risale all'origine della città. Penso al mito della sirena partenope, di natura doppia, metà donna e metà uccello. Napoli è una città femminile e porta stratificata nella sua cultura proprio l'antica anima femminile del Mediterraneo. In questa prospettiva, la figura del femminello è un po' un'immagine, metafora di molti aspetti della città. E è anche questo motivo per cui queste forme, chiamiamole oggi di transgenderismo o travestitismo, naturalmente con l'ottica di un uomo del 2000, quest'ottica, il travestimento dei femminielli è diverso da altri fenomeni, no? Analoghi ad altre culture. Penso, non so, alle drag queen presenti in molti contesti urbani italiani, anche non italiani, o ai berdash, questi che sono poi indiani dell'India d'America, o anche per esempio gli idras di Bombay. In realtà alcuni aspetti del femminiello sono proprio tipici della città di Napoli, per esempio rispetto all'integrazione sociale. Quello che è interessante è che in qualche modo rappresentano per la città come una memoria non soltanto di quello che è stato il rapporto con l'archeologia, ma anche dal punto di vista antropologico un qualcosa che risale anni addietro. Quello che stupiva i viaggiatori che venivano a Napoli nel Settecento per il Grand Tour era non soltanto trovare le vestigia del mondo romano con Ercolano e Pompei, ma anche trovare vestigia di un mondo che era, che nel nord Europa non era più e che rimaneva ancora a Napoli in usi e costumi, che in qualche modo hanno a che vedere anche con una sessualità complessa. Penso al film Viaggio in Italia di Rossellini, no? Ingrid Bergman che guarda la statua di Ercole rimanendone sconvolta. Quindi, come dire, questa città ha mantenuto tutta una serie di rapporti con un passato e naturalmente, diciamo, mutato rispetto all'epoca in cui viviamo. Ecco, professore, lei definisce appunto la vita dei femminielli una vita sull'uscio, no? Con riferimento al fatto che si tratta di identità di frontiera in cui il maschile e il femminile risultano parte di un continuum, ma anche al fatto che un tempo i femminielli vivevano tra il basso e il vicolo. Ecco, oggi appunto, anche come accennava prima, con le trasformazioni urbane, socioculturali ed economiche e sociali che Napoli ha subito, i femminielli rischiano l'estinzione, semplicemente cambieranno nome oppure al contrario sopravviveranno anche grazie ad un'operazione di recupero della memoria? Oggi
parlando dei femminielli, dobbiamo usare i verbi al passato. Per quanto la vita dei vicoli storici di Napoli si è modificata, c'è stato il terremoto, molta gente ha lasciato i quartieri spagnoli dove, o i quartieri storici dove vivevano, o tutti sono stati dissesti legati a presenze di cavità sotterranee e anche per ragioni di lavoro. C'è quella vecchia economia del vicolo, fatta di piccolo artigianato, piccoli commerci e tanti vestiti un po' arrangiati, anche un po' al limite della legalità, si è ormai orientata verso altri traffici, direi, purtroppo gestiti dalla malavita organizzata. Quindi diciamo anche il degrado edilizio e tutte le situazioni sui fitti hanno favorito, diciamo, di nuove diversità. Penso agli extracomunitari che portano altre culture, quindi quella cultura si sta lentamente modificando e quindi questo rende anche più difficile ai femminili, così come li abbiamo sempre visti, di poter sopravvivere. E scomparendo appunto il peculiare contesto sociale e che li ha accolti e protetti, i femminili si trova una svolta. Lei mi chiede, si sono estinti? Forse i femminili vivono oggi una trasformazione molto profonda, mantenendo però ancora continuità ed evidenziando differenze. Alcuni si identificano come trans e va anche rilevato che oggi, grazie all'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, penso alla televisione, abbiamo quasi uno spostamento della scena di rappresentazione della loro teatralità. Chi ha visto il film della Cavani, la scena della figliata in cui Mastroianni osserva la pelle, pensavo, no? Pelle di Cusso da parte, lì si vede tutto questo aspetto della teatralità di questo mondo, e attraverso questa operazione alcuni di loro stanno oggi spostando la scena dal vicolo al villaggio globale della televisione locale. In tal modo recuperano visibilità, solidarietà e tolleranza ed effettuano un'operazione di conservazione e di rottura della tradizione, però assorbendo le novità che avanzano, e quindi diciamo certamente sono delle trasformazioni, sapendo però che poi è sempre bene, quando parliamo di femminili oggi, usando le idee del passato. Per concludere, ci affidiamo anche alle conclusioni della sua ricerca. Lei afferma che la realtà dei femminili, in ultima analisi, un po' ci restituisce la complessità delle persone reali. Quindi le chiedo, secondo lei la società oggi, per essere ancora più inclusiva e più aperta, dovrebbe rinunciare a ragionare in termini assoluti di maschile e femminile? L'ambiguità sessuale ha sempre accompagnato l'uomo, assumendo in epoche diverse significati assai diversi a seconda del mutare della cultura, della morale e anche dell'etica religiosa. La sessualità è ispiratrice di credenze, di favole mitologiche, di opere d'arte, è stata presa da scrittori, filosofi, naturalisti, però solo a partire dell'Ottocento hanno cominciato a interessarsene endocrinologi, sessuologi, chirurghi e anche noi psicologi. In diverse culture, uomini e donne che vivono secondo modelli ritenuti appropriati al sesso opposto hanno goduto in alcuni casi una legittimazione sociale. Penso al caso del cavaliere Deon, era un ambasciatore alla corte di San Giacomo e con l'editto del re di Francia fu costretto a tornare in Francia con abiti femminili. In tutto questo aveva una legittimazione sociale. Oggi noi ci chiediamo appunto se tutti questi fenomeni hanno a che vedere nel passato con quelli che oggi chiamiamo transessuali o con persone che oggi chiamiamo transgender, travestiti, omosessuali effeminati, sapendo che anche all'epoca, nel passato, era sodomia, non certamente distinzione tra omosessualità e le varie forme, o persone intersessuali, cioè con generi ambigui, non lo sappiamo tutto questo. Però sul piano pratico, diciamo, nonostante gli stereotipi culturali e le forme attraverso cui la sessualità si esprime, vediamo che tutto questo, insomma, va oltre lo schema bipolare a cui siamo abituati come esseri umani, maschio o femmina. E vediamo anche che al di là del dato anatomico e fisiologico, l'appartenenza al genere non è data così solo dalla natura, ma in realtà è frutto di un processo complesso: il rapporto con i genitori, le persone che hanno accudito, la storia personale, la formazione ricevuta e l'intreccio di complessi fattori di natura anche psicologica o il contesto di riferimento. Insomma, c'è una bellissima autrice che si chiama Nancy Chodorov, che rispetto a quelli che sono i temi che hanno a che vedere con identità di genere, cioè quanto maschio o femminile mi sento, che è diverso dal sesso, cioè il sesso è quello biologico, il genere è quello psicologico, cioè come mi sento, e anche l'orientamento sessuale, cioè quanto io mi sento attratto a una persona del mio sesso e del sesso opposto. Cioè, ciascuno di noi si pone un po' come su un arcobaleno, dove ciascuno ha delle nuanze di colori, come un po' sono i colori dell'arcobaleno, come il maschio e la femmina ai due estremi e tutte le nuanze in cui tutte le persone in qualche modo si pongono. E certamente influenza questo anche le attese. Quindi, oggi l'antropologia culturale conferma che, seppur con una concezione diversa di ciò che può essere maschile o femminile, tutte le culture però hanno definito modi di essere e sentirsi distinti per sesso. Però sembra che la distinzione tra maschile e femminile è anche un'astrazione, una costruzione, insomma.
Bene, professor Valerio, noi la ringraziamo per essere stato con noi. Io ringrazio lei per l'opportunità offerta. E prima della testimonianza ci fermiamo solo per qualche minuto. Ricordate, chi non resta con noi non va oltre le differenze.